Oggi voglio parlare di una frase che mi sono sentito ripetere centinaia di volte, che è la seguente: hai tutta la vita davanti. Tante volte mi capita, quando parlo con delle persone, soprattutto anziane, sopra la cinquantina, sessantina d'anni, così, che quando si parla in particolar modo di viaggi, di esperienze di vita, di cose analoghe, ti dicono: ma stai tranquillo, rilassati, tu hai tutta la vita davanti, sei giovane. Ecco, in questo video vorrei analizzare brevemente questa espressione alquanto fallace. Noi siamo abituati, ci hanno abituati fin da piccoli, a immaginare la giovane età, l'età giovanile, che poi in realtà si è sempre più allungata perché oggi si è giovani fino a 50 anni, come l'età in qualche modo della fioritura della persona. Di contro, l'età adulta, in particolar modo l'età anziana, sarebbe l'età della decadenza, del decadimento, della frammentazione della personalità, per cui bisogna gioire della vita, fare tutte le esperienze quando si è giovani e godersi la vita in particolar modo in gioventù. E c'è quest'idea in qualche modo che la vita va sempre avanti e dura in eterno. Nonostante noi siamo esseri caratterizzati dalla mortalità, si tende a pensare che la vita sia eterna, ossia che noi vivremo sempre, e di conseguenza goditi la vita, ce l'hai tutta davanti, sei giovane. Ma se ci pensate bene, non c'è una legge matematica che stabilisce che un giovane vivrà più a lungo di un anziano? Io ho 24 anni e posso morire prima di una persona che attualmente ha 95 anni. Non è matematico che un bambino vivrà di più di uno che attualmente è anziano. Quanti sono i ragazzi, ragazzini, giovani che per malattie, incidenti, disastri, tragedie varie muoiono? E con questo non voglio essere pessimista o tragico, voglio guardare con lucidità la realtà. Se noi capiamo, accettiamo che intanto la vita si dipana, si sviluppa in tutta quella che è l'esistenza, appunto, che però è individuale, che non necessariamente durerà chissà quanti anni. Ecco, se noi non capiamo questo, non riusciremo mai a vivere appieno la nostra vita, staremo sempre lì a rimandare quello che possiamo fare, staremo sempre lì a non vivere all'altezza quello che attualmente potremmo vivere. Una persona saggia, una persona matura, che cosa fa? Si rende conto che la vita, come cantava il grande Claudio Baglioni, la vita è adesso, la vita è nel momento presente. È chiaro che poi si va a sviluppare, una persona si augura sempre di campare 120 anni in salute, ma di fatto noi non possiamo sapere quanto vivremo. Quindi quando una persona vi dice hai tutta la vita davanti, rispondetegli: non lo so, non lo so se c'è tutta questa vita davanti, perché la vita c'è nel momento presente. Non posso rimandare sempre un viaggio che voglio fare, un libro che voglio leggere, un film che voglio vedere, una persona che voglio perdonare, perché tanto c'è tempo per farlo. Perché non lo so cosa mi succederà, non so neppure se arrivo stasera, non so neppure che mi succederà domani mattina, ci arriverò all'anno prossimo, non lo so. Così come posso non arrivare a domani mattina, posso vivere altri 100 anni, posso diventare l'uomo più longevo della Terra, ma c'è un dato fondamentale che io non lo so. Allora io, non sapendolo, non posso vivere con la presunzione che tanto ho tutta la vita davanti. Non funziona così. Devo essere consapevole che la vita si svolge in questo preciso istante e che quello che voglio fare, se è nelle mie potenzialità e nel momento propizio per farlo, devo farlo ora. Non posso aspettare un tempo che verrà, un futuro prossimo previsto che dovrebbe arrivare ma del quale non ho certezza. Poi un'altra cosa su cui vorrei riflettere è che solitamente le persone che si pongono, usando questa espressione per l'appunto, principalmente gli anziani, sembrano quasi dimenticare che anche loro sono stati giovani. Questo è un altro ramo del discorso. C'è quest'idea per cui tu sei giovane, io sono anziano, dai, goditi la vita. E a me viene da rispondere a queste persone: anche tu sei stato giovane come me. La vita è una ruota che gira per tutti. Poi ripeto, non tutti arrivano a compiere il giro completo.
Però potenzialmente la vita è questa ruota che gira per tutti. Perché sembra quasi io sono vecchio, sono anziano, dai tu sei giovane, ma anche tu sei stato giovane. Un domani io che ora ho 24 anni dirò ai miei nipoti la stessa cosa, ma tuttora sono giovane. Quindi onde evitare questo tipo di atteggiamento, questo tipo di tendenza che ti porta a non valorizzare la vita e soprattutto a non calcolare quello che hai nel qui e ora, nel momento presente, occorre invece attuare su di sé un risveglio pratico nel momento presente, cioè capire che la vita si svolge adesso e godere di ciò che c'è, smettendola di pensare che un domani io voglio andare nei paesi baltici, ma c'è tempo. Smetterla di pensare che se voglio vedermi quel film potrò vederlo fra 20 anni, posso vederlo anche domani mattina, adesso posso guardarlo, però preferisco lamentarmi, parlare male di altri, fare delle azioni nocive o che non mi portano da nessuna parte, anziché fare quello che mi piace. No, bisogna cambiare totalmente rotta, cambiare totalmente tendenza della propria vita, fare ciò che ci piace, ciò che ci fa star bene, adesso, nel qui e ora, nel momento presente, subito, senza aspettare il domani che verrà. Perché il domani, così come verrà, potrà anche non venire. E soprattutto, anche se verrà, non sappiamo se avremo la possibilità. Magari ora ho qualche soldo da parte che mi permette di andare a fare una bella vacanza in Marocco o a vedere lo splendore dei paesi orientali. Non devo aspettare fra 5 anni, che non so se avrò la possibilità, come sarà la mia situazione personale, familiare, se avrò problemi di salute, io non lo so. Allora, nel dubbio, se posso fare qualcosa, la faccio ora. Poi c'è anche da dire, ragazzi, che la vita è caratterizzata anche dalla scelta. Noi non possiamo non scegliere. Se vado a farmi la vacanza in Giappone, non posso andare in Canada. Se vado in Norvegia, non posso andare in Spagna. O comunque non ho la possibilità di fare tutto contemporaneamente. La vita è scelta, occorre scegliere. Quindi questo mio video non significa fate tutto adesso, fate 1 miliardo di viaggi adesso, guardatevi 1 milione di film e leggete 150.000 libri in un giorno, perché è impossibile. Quindi, pur nell'ottica della scelta che è necessaria e che non possiamo eludere, perché la nostra vita è anche quello, ecco, scegliendo ciò che ci piace, ciò che ci fa star bene, però agiamo nel momento presente, non procrastiniamo, non rimandiamo qualcosa che ci piace, che ci fa star bene in una data da destinarsi che non sappiamo se ci sarà e non sappiamo come saremo. Quante sono le attività che ci fanno perdere tempo? Il parlare male degli altri, il perdere tempo dietro a cose futili, a guardare Il Grande Fratello, Uomini e Donne, Barbara D'Urso. Tagliamo questo tempo perso a guardare sciocchezze e impariamo a godere le bellezze che ci sono, le gioie di questa nostra breve, limitata esistenza in quel tempo presente. Sono con una persona che mi sta parlando male di altri? Voglio aiutarla a parlare male di altri? Mi mordo la lingua e vado a fare un'attività che mi piace, vado a fare una bella passeggiata con il mio cane, con un mio amico, vedo un bel film, leggo un bel libro, guardo uno spettacolo, mi metto a vedere un video interessante su YouTube, faccio una bella dormita, anche il sonno è ristoratore, fondamentale per la salute psicofisica, faccio qualcosa che mi fa star bene. Senza questo atteggiamento altezzoso di chi crede di avere tutto davanti. Quindi in conclusione, la vita non è né avanti né indietro. Quindi né ottimismo né pessimismo per quanto riguarda la vita, ma semplicemente una lucida analisi di quello che c'è. La vita è ora, in questo momento, in questo istante, non è domani e non era ieri. Adesso io sto vivendo. Una persona matura, una persona saggia comprende questo e vive adesso, nel momento presente, la propria vita. Quindi ecco, quando una persona vi dice Daniele, Aurora, Giovanni, Claudia, state tranquilli, ma hai tutta la vita davanti, su, non preoccuparti, tu sei giovane, voi rispondetegli così:
È vero, sono giovane, ma non mi risulta che ci sia una maggiore probabilità di morte dei più anziani rispetto ai più giovani. Apparentemente sì, ma quanti ragazzi muoiono? Quanta gente di 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni quotidianamente muore per mille ragioni? Quindi io, non sapendo quanto vivrò e soprattutto non sapendo in che condizioni sarò fra un mese, un anno, 20 anni, 45 anni o 70 anni, se mi va bene, non sapendo questo, io vivo ora. Scelgo, perché non posso fare tutto, ma nello scegliere faccio le cose che mi fanno star bene, non perdo tempo e non dissiperò la mia esistenza in cose banali, futili. Quindi non è vero che abbiamo tutta la vita davanti. E anche se fosse vero, scelgo di attuare ora la vita. Scelgo di non adagiarmi, di non cullarmi sugli allori e di vivere adesso la mia vita. Tutta adesso. Tutta in modo intenso e nobilitante. Questo ci fa star bene, questo ci fa vivere bene la vita. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, di commentare, aspetto le vostre riflessioni, i vostri commenti in merito. E ovviamente, se vi piace, volete condividerlo, potete farlo anche con persone e diffonderlo. Grazie.